solita rifinitura il giorno prima della partita di campionato. Lamberto Magrini, tecnico dell'Unione Sportiva Grosseto. Siamo usciti dalla Coppa Italia pur giocando una partita discreta, con, ho visto inizialmente, 7 undicesimi nuovi, che sicuramente, non ho dubiti, è servita anche per vedere in chiave futura questi ragazzi dal primo minuto, qualche ragazzo nuovo. Sì, sicuramente quelli arrivati un po' in ritardo, che non hanno partecipato alle gare amichevoli all'inizio di campionato, hanno giocato un po' di meno, quantomeno è servito per valutarli, ma soprattutto per fare minutaggio e giocare i 90 minuti come ha giocato Verducci, Ghisolfi, Noretta con Biancon, eccetera. Insomma, è servito a qualcosa, è servito di sicuro. Allora, domani c'è il secondo derby della stagione, sempre in trasferta a Carrara, e io, non ti nascondercelo, è una gara con qualcosa in più, un derby con un po' di pepe sopra, con qualche ex, troviamo qualche ex. Sì, troviamo Sergio e Elia, ma hanno fatto le loro scelte, vanno accettate, quindi non, a noi non ci tocca questo, a noi, per noi è una gara importante come le saranno tutte, e quindi la dobbiamo affrontare al massimo dell'attenzione e del sacrificio, perché è una squadra che, anche se non ha fatto degli ottimi risultati, però ha dei giovani importanti, ha i giocatori di esperienza, Infantino, Luci, Mazzarani, eccetera, sono di grande spessore, e quindi dobbiamo interpretarla bene se vogliamo venire fuori da Carrara con risultato positivo. L'infermeria, come stai, ragazzi? Hanno dei problemi? Tutto a posto? Problema, abbiamo Matteo Gorelli e dell'Agnello che ha un fastidino e ancora non so se potrà essere utile o meno, convocabile. Sì. Ho visto Lamberto questa mattina, durante, stato qui una mezz'oretta a vedere un po' gli allenamenti, ho rivisto qui a allenarsi con voi Filippo Boccardi. Che mi puoi dire? Ma è un ragazzo che è cresciuto con noi, con il Grosseto della famiglia Ceri, dall'eccellenza alla Serie C, ha fatto un ottimo campionato in Serie C, ha avuto la sfortuna di avere questo infortunio a marzo della scorsa stagione, e adesso è fermo, non ha trovato soluzione, o quantomeno sembrava tutto più facile inizialmente. Però devi sapere che nel calcio gira anche gente poco seria, che magari questi ragazzi però fanno delle promesse che poi non sono in grado di mantenere, e poi vanno a finire a rovinare i ragazzi. Però Pippo è con noi, adesso si allenerà con noi, poi vediamo. Come già io ho detto, noi la rosa è al completo, perché abbiamo 5 attaccanti per 2 posti, quindi ci siamo. Però se poi da qui in avanti il ragazzo recupera bene fisicamente, c'è, e vorrà fare un percorso da qui a gennaio con la società, con noi, ben venga. Nessuno, penso né io né la società, gli chiudo le porte in faccia. Queste mosche stamani non ci danno pace. Danno pace. Dicevo, però 5 attaccanti per 2 posti, però come ti accennai la partita prima dell'intervista, prima della gara di Pescara di Coppa Italia, continuano a mancare gol, nonostante che si crei più occasioni dello scorso anno. L'abbiamo parlato martedì mattina, potrebbe essere utile, anche perché andando via anche Galigani, che era quello che l'uno contro uno era il suo pane, Boccardi non era da meno in certe occasioni per giocare questo tipo di, potrebbe essere appunto un discorso che risolvibile in favore di Pippo. Sì, ma poi Pippo può anche ricoprire il ruolo di trequartista, quindi, ma non è questo il problema. Per quanto riguarda i gol, non mi preoccupa, perché so, ormai sono tanti anni che alleno, quindi so che ci sono dei periodi che fai intero un porto e fai 2 gol, sono dei periodi che fai, come in questo periodo, 10 occasioni e non ne concretizzi nessuna. Adesso fa parte del gioco del calcio. Grazie, quindi, Lamberto, in bocca al lupo per domani. Grazie a te. Ciao. Franco, grazie.